A Cessaniti, nel cuore del borgo antico, il 6 gennaio è arrivata la Befana. Un momento di partecipazione comunitaria lungo la via delle Calze, illuminata per l'occasione per accogliere la Befana e i tre re magi in cammino, chiamati da una stella. Tra i vicoli del paese, per i bambini e le loro famiglie, si è festeggiata l'Epifania con la dolce melodia di canti e racconti natalizi e deliziosi assaggi di prodotti locali. Una originale notte della Befana, con doni, desideri, speranze di pace e amore, per esaltare l'importanza dello stare insieme. Infatti, la manifestazione si è svolta grazie alla spinta e alla preziosa partecipazione diretta dei parroci di Cessaniti, che si sono prestati nella rappresentazione dei tre re magi e di volontari delle diverse frazioni per dare un senso di unità di tutta la comunità. Questa sera facciamo questa festa dedicata interamente alla Befana, proprio perché vediamo nella figura della Befana, diciamo così, così come oggi viene concepita, no? Quella icona che rappresenta, diciamo, una persona che è in grado di ravvedersi da strega, da brutta e cattiva, diventa buona, umile e piena di bontà, che porta regali a tutti i bambini del mondo. E poi c'è una mobilitazione generale di tutta la comunità. Sì, sì, cioè, per questa occasione coinvolgiamo tutta la comunità di Cessaniti, non solo il paese di Cessaniti, ma tutta la comunità intera. Infatti partecipano tutti i parroci delle diverse frazioni e tanti volontari delle frazioni circostanti. Allestimenti per rendere anche piacevole lo stare insieme. Sì, 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 come dire, gli ornamenti, i decori, le luci aiutano molto a rendere tutto più festoso.